Che buono! E voilà! Sai che mi piaci come cameriere? Voglio darti una mancia. Un bacione. Solo una signora, lei è molto parsimoniosa. Crede che questa colazione che ho preparato con tanto impegno meriti solamente un bacio? Un solo piccolo bacio? No, molto di più. Molto di più. Oh, no, 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 no. Ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Ti amo, amore mio. Alla Oh, sera. scusa tanto. Ogni tanto dimentico che non devo forzare la colonna vertebrale. Ai, ai, ai. Come sei bugiardo, amore mio. Tu stai benissimo. Però vuoi essere coccolato. Vero che stai bene? Ah, non dirmi che sei in imbarazzo. Che ti succede? Mi sembra un sogno. Io sto facendo colazione con te e sono tua moglie. Ti amo, Vittoria. Ti amo. Grazie, amore, tu mi hai reso molto felice. Francesca e Amalia rimarrebbero a bocca aperta se mi vedessero fare colazione seduta a tavola. E perché? Beh, a casa mia mangio sempre in piedi, di corsa e facendo altre cose. Amalia dice che così facendo mi si ingrasseranno le gambe. E perché parli di casa mia riferendoti a quella? Ora la casa tua è questa. Sì, amore, è vero, però è l'abitudine, sai. Lì ci ho vissuto tutta la vita e qui neanche un giorno. Sai che cosa voglio fare, caro? Voglio chiamare un'agenzia per avere una donna di servizio. Perché? Una cameriera per due persone? Ma io non vorrei un'estranea qui, rovinerebbe la nostra privacy. Ma chi cucinerà? Io non so fare neanche un uovo fritto, ci ho provato 1000 volte senza riuscirci. E poi una donna di servizio non costa neanche tanto. Più o meno ci vogliono 2000 bolivar. Ma no, molto meno, vedrai. E secondo te non è tanto? No. 2000 bolivar non è tanto. Però se... 2000 bolivar non è tanto. Ma... No, 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 non c'è niente da ridere, sai. E poi normalmente io mangio al ristorante. Beh, ascolta, io non la voglio proprio, una donna di servizio. Bene. Allora, se davvero non la vuoi, andremo a mangiare a casa mia, cioè a casa di mio padre, scusa. E tutti i giorni. Ti assicuro che non vedo altra soluzione al nostro problema.